Salve ragazzi, io sono Castoro. E io sono Procione. Ritornati su Zelda Breath of the Wild. Nell'ultimo episodio, ragazzi, abbiamo fatto questa specie di puzzle con i cannoni. Abbiamo liberato il ricchione che c'era qua dentro. Come si chiamava? Non so, Goron Ricchione. Odin. No. No, qua Odin. Teletrasportati, che cazzo fai? Giusto. Vecchiaccio. Vecchiaccio. Viandante. Più nobo. Ok. Ecco la ricompensa. Pozione ignifica per 3. Vabbè. Ora ho preso le medicine e posso finalmente andare da Yumobo. Non per mancanza di rispetto a Darukko, ma non ci penso andare io da Rudania. Uno bello smacco. Che cazzo è uno smacco? Smacco. Va bene. Campione di Goron? Vedi quella statua? Quale? Quella è Darukko. E se spiacci, secondo me te la fa vedere. Vediamo. Infatti. Non vedo nulla. Ecco. È una montagna, praticamente. Che schifo. C'è pure il bambino sopra. Mi sa che il bambino era lui, il vecchio. Può darsi. Non si sta ricordando. Cosa cazzo accade? I ricordi di Link. Non dirmi che ci ama pure lui che mi sa lungazzismo. Oh, bene. Più o meno ho capito come controllare questo affare. Ah, ok. Sono il grande Daruk e non posso sfigurare davanti agli altri tre campioni. Devo tenere alto l'onore del granitico popolo dei Goron. Va bene. Con quale sbarco? Qui è bella tosta. Guarda su quella cresta. Quante rocce croccanti! Croccanti? Cosa? Non ho idea di cosa sia questa calamità, Ganon. Ma proteggerò questo panorama con tutte le mie forze. Va bene. Dico bene, ragazzi? Maronna! Sai che cazzo di dolore? Lo chef, la musiamo. Ho saputo che il re di Roma. Gangavacciolo. Complimenti, è un grande onore. Bravo, Roccia. Ma Roccia cosa? Devo dire che la principessa ha un bel caratterino e a volte è un po' severa. Soprattutto con te. Yeah. Ma la principessa che fa? Dobbiamo andare a liberare nel castello? Che succede? Mi pare, una cosa del genere. Intesa. Ma viene schiacciato. No. Che cazzo è? Superman. Si è messo in posizione da Superman. Ci è mancato poco. Che succede? Eppure il Monte Morte dormiva da decenni ormai. Certo che se la montagna si agita a tal punto da perdere enormi massi. No, non può essere. Cosa? E così finì tutto. Finì così, praticamente. È schifo. Vabbè, dai, almeno questo non ce lo vuole mettere nel culo. Già è qualcosa. Poi tu ti vesti rosa. Appunto. Sono un po' preoccupato. Yunobo è il discendente di Daruk. Vabbè. Yunobo può usare addirittura l'Egida. Che cazzo è un'Egida? È quel potere, mi sa, che ho usato per proteggerti. Proviamo. Vabbè, stiamo a vedere. Ehi. Ah, ok. Quando lo spariamo contro Rudan. Cos? Non dirmi che lo sparano col cannone contro il... infatti. Le comini valle di cannone che cosa? Ehi, Roccia, basta con le chiacchiere. È ora di occuparsi di Rudan. Ahia. Tutto a posto? Sì, certo. Che non va bene. Anche oggi mi sa che mi è andato da questa parte. Vabbè, scusa se ti disturbo, ma potresti andare da Yunobo a dirgli che non posso fare niente? Sti vecchi di merda, si lamentano solo. Dovrebbe essere al ponte di Holdin. Andiamo, va. Andiamo da Yunobo. Allora, siamo sopra, ma devo andare di qua. Un carrello.
Accendi il motore. Come? Cioè, tipo con una pompa? No, mi sa che devi fermare il tempo, mazziarlo e farti e salire su. Io voglio provare con la pompa perché c'è proprio la palla, vedi? Vedi. Cosa? È sicuro così. Aspetta, mi tolgo per sicurezza. Ecco, si è Vedi? vendicato. Eh Vedi? sì, se n'è andato da solo però. Oh Imbecille! cazzo! No, torna qua! Ah, ma finisce qua sta cosa. E che Che cazzo se... Ah, per cazzo? evitare sti quattro cose. Sì, con No? le frecce ingegnere, giustamente. C'ho poche Usa quelle frecce. di ghiaccio. 40. Ah, li congela. No, sta cadendo la gelatina. Povera gelatina. Faccio provare una cosa, ma questo coso le posso rompere le Mi rocce? sembra di sì, no? Sì, come si chiama? Ok. Vabbè, però che cazzo so. Allora il martello è inutile. No! Sì. Così liberiamo già uno spazio per quando Sì, ma troveremo questa è un'arma. potente, la usavi contro i mostri. Ehi, ma vaffanculo, questa è lenta. C'ho sto coso contro i mostri. C'ho l'altra roba. Modia. Siamo questo, non lo so. Vabbè. Ce n'è un altro qua di carrello. Però il carrello non c'è. Vabbè, lo devo mettere nella pista qua, mi sa. Queste Ah, sono quello. le acque termali. Che cazzo è quel coso? Un Un goro? goro. Vedi? C'è un goro in miniatura là. Con la panza al sole. Vecchio! Un turista Ilia, com'è l'acqua? Non è tanto calda. Azz! Bolle. È indumento di ti ridurrebbe un mucchio di cenere. Ah! Superare il ponte di Olin è impossibile. Perché? Non lo so, dice che è troppo caldo. Proviamo sto carrello, Ah, sta là il carrello. Voglio spostare con questo. No. Ah, ecco. Ferma il tempo e prendi l'ammazzato. Vai con la Ma bomba. ti fai male. Vediamo. No, vedi? Scemo. Ciao. Altrimenti che cazzo ce lo mettiamo a fare lo slot per le bombe? No, ma io quei cosi li voglio uccidere però. Oh Oh merda. cazzo. Che Ah! cosa è In testa mi è morto? arrivato. Cazzo. Mangiamo qualcosa. Basta. Basta. Troppo di sciottà. Mamma mia, fa un casino di danno queste cose. Riprenditi. Rotola ring. Ma lì c'è un sacrario. Sacrario. Andiamoci. Mi arriva una cosa in testa mentre sto con la paravela. Si incende la paravela, non ce l'hai più. Addio paravela. Che cazzo Una tromba. è? Perché? Non ne ho idea. Abbiamo 7 semikuroku. Devo andare da... Perché? Mi fai da voglia di giocare a Dark Souls 2. Perché è più bello di Dark Souls 3. Il ragionamento. Che cazzo è? Perché salta sto coso? Non ne ho idea. Vabbè. Allora, sicuramente devo trovare un modo di andare là sopra. Ah, devi andare qua in Ah, mezzo. ok. Paravela? Sì. È Cos'è sto questo coso? che cazzo è? Ok, non ho un hitbox. Ah, Ah. devo saltare. Sì, magari sei capace. No. Non sei capace. Ah, Ok, aspetta, ma è chiuso. ok. Sì, è quando quello sale. Non è devi fermare il tempo. C'è Può darsi, un. lì ci sta una Vai prima cesta. lì, dai. Siete vicini magari. Per poco. Cosa? Rupia d'argento. No, fai vedere quel coso. Ah, quando stai in cima. Fermi il tempo. Devo fermare il tempo, ok.
Vedi, sono un troppo intelligente. Non è che ci vuole... Oh cazzo. Vai direttamente così, no? No. Stai morendo. Compagni. Perfetto. Che hai fatto? Questa era. Che cazzo che so? Era facilissimo. Ecco qua, sacrario più corto di tutti i tempi. Vabbè, che tutti quanti sono facili alla fine. Facile non conto, una cosa che durano 10 secondi. Vabbè. Capito? Vabbè, che più che altro secondo me serve solo da teletrasporto. Che cazzo è quel coso grosso là? Eh? C'è cioè, come se il buon uomo. Il buon uomo. Certo. Vabbè, lo stanno dando addosso. Aiuto! Vabbè, c'è il potere protettivo. Fai lo stealth, vai. Oppure aggrane uno. Usa il metodo Souls. No. È morto, Prosciutto. Ma che è morto? Scemo. Ok, rip. Dove non cazzo sta andando quel coso? Ti ho visto anche altro. Vabbè, sti cazzo. Comunque, se usi la freccia elettrica, lui perde l'arma. Perché? Perché si elettrizza. Così non ti fa tutti sti. Vai. Fuori uno. Fuori due. Rip spada. Trivellone. Che cazzo è? Perforare con facilità anche i minerali. Ah vabbè, anche... La punta rompe i minerali. Sì, sei forte, roccia. Mi hai salvato un'altra volta. A sto ricchione. Perché? Non sto prendendo fuoco la roba. Ah, incendia la roba così si fa più. Ti dà più energia. Proviamo. La carne, tipo. Tipo, non lo so. Questo è poi là. Tira fuori. Tira fuori tutto, vai. Buttalo a terra. Aspetta. Cuciniamo in strada. Oh, aspetta, ancora non si fa. Ha preso fuoco. Aspetta. Vela! Parlame cotto! Vabbè. Sono un gemo. Guardala quanta energia ti dà adesso. Vai, tiriamo fuori tutto. Vabbè, sì, sti cazzi, con me frega. Ha cambiato idea. Veramente, ma perché mai? Ha mal di schiena. Quindi le medicine non hanno fatto effetto. Ho fatto fatica a trovarle. Se il capo non può venire, non c'è nient'altro da fare. Non mi resta che tornare a casa. Vuoi entrare all'interno del colosso, sì. Credi di essere Daruk? Guarda che entrare là dentro è pericoloso. Però se riesci a indebolirlo prima ce la potresti anche fare. Come lo indeboliamo qualcosa? Ma perché vuoi farlo? Non c'è un cazzo di meglio da fare. Vabbè. Cava ha fatto sollevare il ponte di Olin per evitare che il colosso sacro potesse raggiungerlo. Per arrivare al Monte Morte dobbiamo passare il ponte di Olin. Siamo bloccati. Ah, ma tu sai usare il cannone del capo. Allora possiamo farcela. Allora io mi appallottolo. Come faccio sempre con il capo? E tu fai partire il colpo. Che cazzo. Le gita di... Ah sì, è lo scudo attorno. Vabbè sì. Mettiti sto cazzo di cannone. Non me ne frega. Si è buttato. Come è accaduto questa cosa? Come ci è entrato? Se si fanno a forma di palla, imbecille. Sì, ma è clippato da sopra nel ferro. No, vedi, c'è l'entrata. Vabbè. Ah, devi calare il ponte, tipo. Glielo devo sbattere in faccia. Ma che cazzo. Vabbè, è una trasciata esagerata sta cosa. Perché? Che cazzata! Che cazzo! Sì. Ce l'abbiamo fatta! Poi
basta usare la testa e niente è impossibile. Sì. Traversiamo il ponte. A posto. Togliti dei coglioni. Oh merda. No, gli devo parlare, madonna. Non voglio parlare. No, ti segue. Ah, mi devi seguire. No. Perché mi devi seguire sto coso? Il vento, cioè. Già mi ha fermato di coso. Non lo sopporto più. Ma Rudogna! Chissà se si può andare sul monte. Penso di sì. Penso di sì. Cioè, teoricamente usando le pozioni della stamina puoi andare tutto perché dappertutto perché puoi scalare tutto il cazzo che ti pare sto gioco, no? Oh merda. No, ha messo i droni. No! Che cazzo sei tu? Non lo so, sono droni tipo. Non dirmi che mi vengono a cercare. No, brutti. Che cazzo è la navicella Lina? Cosa? Che cazzo? Stanno fermi, mi sa che li devi evitare. Probabile. Oh, macignotto. Che cazzo è macignotto? Che fastidio quei droni. Basta che uno di quelli ti scopre, Rudagna impazzisce a fare ruttare il Monte Morte. A me mi scoprono sempre. A me mi non si può dire, ma vabbè. A me i punti di mi scopro. Non si può dire lo stesso. E poi arrivano queste bombe laviche una dopo l'altra. Se ci fosse il capo spazzerebbe via quei vicini e si farebbe strada fino in cima. Sì, però guarda c'era la camera, tu sei un nano di merda. Vieni di qua. Senti, non è colpa mia se mi affloscio. Sei un barile di merda. Vabbè. Forse è meglio se tu mi fai un segno per farmi sapere quando devo muovermi. Che no. Segno mi fai? Ti faccio un fischio. Ti ammicco. Con la telepatia, con la telepatia. Vai. Addirittura con la telepatia. Riuscissi a fare robe del genere al giorno d'oggi. Fai una prova. Qui non ricevo niente. Dai, allora che segno mi fai? Ti ammicco, vai. L'occhiolino. E secondo te la giù di vedo? Vedo qualcosa. Cazzo. Quando sei brutto. Col fischio, capisco. Ok, se fischio si ferma oppure mi viene appresso. Okay. Anche se mi sembra un po' come si fa con i cavalli. Fischio in modo da non farmi scovare da quei droni. Okay. Ah, ma si muovono i droni. Ma no, che palle. Vai.
Vai. Ultima botta? Sì. Finalmente. Si è rotto proprio, so. Si è spezzato a metà. E c'è tu. È crashato Windows. Che cazzo ci viene? Si è rotto. Perfetto. Cosa succede ora? Ah, se ne è andato sulla montagna. O dobbiamo salire lassù. Che cazzo, si è buttato, si è suicidato. Oh, ha fatto splash. Ha fatto splash. Esatto. Era la rana, che cos'è? Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! L'abbiamo indebolito e si è rifugiato nel cratere. Questa è la nostra occasione. Non okay. Fartela scappare! Yeah! La madonna! Ah, per fortuna è scriptata, siamo qui dentro. I coglioni a terra. Alla fine ci siamo andati nella montagna. Te l'ho detto, si buttava dentro la montagna. Sì, ma non si accende la paravita. Ma perché è magica? Sì, come no. È registrato come punto del trasporto, a posto. Da quanto da tempo, quanto Roccia? Roccia? Vecchio di merda. Sapevo che saresti venuto qui. Dalla voce un vecchio. Di credere in te. È Darucco. Sembra un Sei vecchio dalla voce. Per strappar via Rodania dalle grinfie di Ganon. Vero? No, sono in vacanza. Vacanze in montagna. Per prima cosa ti servirà una mappa che mostri la struttura interna di questo posto. Ok, già vedo una cesta bella che voglio prendere. Ok. Che cazzo è una bocca quel coso? Gli occhi evocano. Vuoi ottenere la mappa dalla pietra guida che vedi laggiù? Coraggio! Sì, basta che ti togli dei coglioni. Bene ragazzi, anche per questo episodio è tutto. E ci vediamo alla prossima. Ciao.